C'è da mettere a posto la telecamera. No, perché guidamo. Non che mi prenda memo. Un po' più verso di là. Ok. Così, l'importante è che mi lasci un po'. No, è Formula 1. Basta che stai di fianco a me, basta. Così è bello. Come mangi tutto sto cazzo di... Ciao ragazzi! Amici, come state? Come state? Come state? Non mi ricordo più sto gioco. Facciamo la prova in... Allora... Ciao DSC! Grandissimo! Facciamo la prova solo sulle italiane e con la mitica Ferrari, eh? Con Charles Leclerc. Cambiato gioco. Sì, amico mio, stasera ho voluto provare a... Ciao Stream Elements! Ciao DSC! Ah, Stream Elements è bellissimo. Ho voluto provare a cambiare gioco, amico mio, perché, te lo spiego subito, perché tra un po' uscirà il Formula 1 2022, io l'ho già comprato, e voglio iniziare a abituare tutti i miei amici a entrare anche a vedere la Formula 1, perché comunque è una cosa fichissima. Tu cosa ne pensi? Ti va come idea, visto che oggi ho fatto un sondaggio e la gente mi ha detto sì, ci sta anche cambiare ogni tanto il gioco, ecco. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi, mega serata Marco Drums Games Channel, che ho il dragozzo, e mega, ecco, Olivia apre la porta, così arriva una vampata di luce incredibile, bellissimo gioco, magari lo compro pure io. Sì, il 2022, bello Formula 1, B-Max, hai visto amico mio? ecco B-Max, bello. Sì, ho voluto proprio cambiare il gioco, perché effettivamente sto portando Warzone e Gran Turismo. Gran Turismo lo porterò in eterno perché è bellissimo ragazzi, e mi sto divertendo tanto. Però anche il Formula 1 effettivamente ci ho giocato parecchio, l'ho giocato più che altro su come si dice ragazzi, su all'inizio, poi l'ho mollato un attimo, e quindi adesso finisco di condividere un attimo qua su Twitter la cosa e partiamo subito. Voglio vedere come sono messo prima della gara di Miami. Infatti se vedete nella sigla ho scritto gara di Miami perché fa molto figo, e effettivamente qua non c'è Miami, però l'ho comprato il 2022, quindi Miami ci sarà, ok? Quindi vi aspetto quando poi ci sarà il 2022. Al circuito di Miami, adesso in live. Bellissimo, Marco Drums Games Channel. Ok, condiviso la live, ragazzi, dai, partiamo subito perché io non mi ricordo assolutamente. Vedrai, a passare da GT a questo sembra che non l'hai mai guidato. Esatto, e questa è la mia paura. Questa è la mia paura, ragazzi, graficamente è molto bello, è molto bello, molto diverso. Tra l'altro io ho fatto gara.
Non me lo ricordavo più che era così, amici miei, eh. Non c'è il force feedback. Secondo voi perché? Perché l'hanno introdotto con Gran Turismo? Ah, non c'è proprio, ci sarà col 2022. Ok, perfetto, grazie che me l'hai detto, sennò stavo qua a smanettare tutta sera. C'ha solo 8 marce, ok. Madonna, è completamente diverso, amici miei. Magari hai dei selettori del volante, dici? No, credo che è così, sai, perché adesso che mi sto ricordando un po', sento la vibrazione. Sì. Cacchio, le marce bisogna cambiarle subito qua. E tu. Caspita! No! Raga, scusa Lando Norris, e vai, hai visto? Hai visto la fettina? Saremo penalizzati. Pure ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Pure la penalità, 2 secondi. Sì, è bello diverso, eh. Però ci ho fatto parecchio. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Mi è tornata la voglia. Sì. Allora, io ho giocato parecchio qui, insieme anche a Kevin, Bimax, ci ho giocato parecchio, devo dire la verità. Va come va via. Devo abituarmi a come funziona il gioco. DRS disponibile. Tra l'altro su Gran Turismo i cosi del certo, absolutely, si può anche fare. Sabato pomeriggio facciamo questo e sabato sera porto Gran Turismo. Possiamo farlo, Bimax? Assolutamente sì. Devo abituarmi un po', perché sennò è un disastro. Adesso voglio vedere, perché io voglio portare una sera a settimana Warzone col mitico Morris e una sera a settimana, e ho cominciato stasera a vedere il Gran Turismo, se piace ai miei amici della chat. È un bel po' diverso. Credo che io avrò problemi a tornare indietro invece che a passare di qua, perché di qua non. Vabbè, a parte lì che ho preso troppo cordolo. Ok, bel sorpasso. Io sto nei mesi GT, sono davvero difficile da guidare. Sì. Ciao amici. Leclerc, ho fatto pure il tempo. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Allora, io sono abituato in Gran Turismo che i cosi lì sono sotto. Ciao amica mia, guarda che cosa sto portando stasera per cambiare un po'.
visto che la mitica Ferrari è in pole con Leclerc e Sainz, ho pensato che prima che iniziasse la partita, la gara su TV7, ci facciamo, oe, grandissimo Lord, ci facciamo una mega gara insieme con la Ferrari dell'anno scorso, su Monza con Marco Drums Games, che penso che è molto più interessante di vedere la gara. Però la gara poi ce la vediamo, ce la vediamo. Quindi alle 11 smettiamo, penso che alle 11 fanno vedere la replica della gara. Bella, eh? Sì. Allora, è tutto un altro mondo, mia amica Julie. È tutto un altro mondo questo gioco. Però è figo, eh? Che poi, tra l'altro, non credo che si possano fare le livree come fa il mitico Sharder, ma se si possono fare in quello nuovo, il mitico Sharderino, mi sa che si deve mettere dietro a fare livree anche su Formula 1 2022. Formula 1 2022 io l'ho già comprato, basta che esce a giugno, mi sembra. E beh, si sportella un po' dappertutto, amico mio, Lord. La sportellata ci sta in qualsiasi gioco. Qua è una cosa incredibile, le marce. Tu devi contare una cosa, Lord, quando ho cominciato a streamare non ero capace di guidare, leggere e... leggere i messaggi, non leggere da cartaceo, perché vabbè, per leggere sono capace di leggere, anche se mi annoio, preferisco i film e gli audiolibri, però... non ero capace di leggere i messaggi, guidare, fare i tempi, vincere le gare e cambiare le marce, se ti ricordi bene gli inizi, amico mio, invece adesso so fare tutto, quindi grande Marco Drums. Orca, ho frenato un po' poco, diciamo che mi devo un po' abituare, perché la Formula 1, Max Verstappen ha vinto, insomma, Max, anche qui, diciamo che hai vinto solo perché Marco Drums Games si è ribaltato, e qui la parabolica devo imparare a farla un po' con la Ferrari, però se vedete anche... Oddio, che si loda, si sbroda, esatto, infatti sono tipo sedicesimo. È una cosa incredibile. Dovrei mettere gli occhiali. Dovevo farla tipo la prima gara per dimostrare quanto ero bravo su Formula 1, ma invece GG, gli occhiali sono bellissimi. Posso venderli per 100 euro. Cosa è dovuta la vittoria di oggi? Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante. Marco, c'è una persona dietro di te? Non credo, e se c'è è un fantasma. Ma se la vedi è un fantasma. È solo il mio amico Drago, Drago Draghetto. Ah, perché magari sai, no? Mia mamma è andata a letto. Figli sono ognuno nella relativa console. Mia moglie, penso che arriverà tra poco, sta parlando con la sua mamma. Se c'è qualcuno, Giulia, era un fantasma o un ladro che mi stava fottendo con un bel colpo in testa, mi stava fottendo la PlayStation 5, l'Xbox Series X, computer, volante, e vedevate magari che se li stava portando via. Ciao Vale Monica, grandissima, stasera sto provando a fare questa mitica, ciao Vale Monica, grandissima, Lord e Julie, Vale Monica e mia sorella Monica. Ciao Monichina, come stai, tutto bene Moni? Ecco, okay. Ecco Julie, e la Monica, la mia sorella media, perché poi c'è la Katia che è la più grande. Ed ecco come si configura la griglia. Sì. Giro perfetto di ieri di Leo. Grande Monichina, quando c'è un attimo di tempo viene dentro a vedere il fratellozzo. Ok. Grandi raga. Ci siamo presi una penalità. Drive. Ma no, passaggio. Ma dai, ma sono partito troppo presto. Ah, piacere. Sì. E Vale è mia nipote, esatto. Dai!
Grande, grande. La mia chat, Moni, è bellissima, eh? Un sacco di gente fighissima. Vediamo, scherziamo, parliamo. Oi, 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 Santissimo Prime. Ho già fatto fuori... Ho già fatto fuori dal lettone, amici. No! Avete visto, raga? È distrutto contro la barriera. Bellissimo. Oh mio Dio. Allora, devo fare un po' più tranquillo, eh? Anche perché, per quale motivo il gioco... Grande, Giulio, grazie, grazie, Mitica. Perché il gioco mi deve sempre far partire... tipo indietro tantissimo. Sono fermi, oh. Dai, Alpine. Sì, allora mia sorella Monica gli ho fatto provare il volante tanto tempo fa e non riusciva a stare dritta neanche sul dritto. Oh, mi hanno fatto sgamellare. Diciamo che sì, Lord, era una cosa incredibile. E poi mi diceva, aspetta che devo andare in autostrada, che devo tornare a casa. Pensa che ansia che avevo quando mi ha detto una roba del genere, che non riusciva neanche a andare dritta. Ciao Frank! Scusa, ritardo, non stavo male. Vai tranquillo, anch'io ho iniziato 10 minuti dopo perché sto vedendo la mitica serie di Sheldon, che è troppo mitica, su Netflix. Grande raga, sto provando frac questo mitico gioco che c'avevo, ho fatto un sacco su YouTube, c'è anche tutto il campionato, c'è tutta la parte, oh la porchetta che buona amica mia. Ho cambiato troppo presto, eh? Noi abbiamo fatto la carne stasera, niente di che, ma buonissimo, strano, anche perché la carne la faccio io. Va, va che stronzo, oh, non vuoi farmi superare, vai, va che mi ha buttato fuori, scemunit, stronzo, più che stroll. Ai ai ai, bella fare un bordello, guardate che disastro, boh! Brutto incidente, stai bene? Dimmi che sei tutto intero. Mio Dio, mamma mia ragazzi. Mamma mia che roba, oh. Vediamo se riusciamo a fare il flashback. Sì, ma il flashback me lo fai qui, a ciccio. Sì, dove cacchio me lo fai fare? Che vado a sbattere contro. Ma va. Ma va. Torna al menu principale. Ma che bordello, è vero, è vero. È vero, Lord, è un disastro. Ci sono i flashback, è vero, frac. Non me lo ricordavo più così, eh. Infatti l'amico Bimax me lo stava dicendo prima, che... non è semplice, non è semplice. Allora, io volevo fare una cosa. Proviamo a fare una prova a tempo, per dire. Chiaramente con la mitica Ferrari. Proviamo a fare un Canada. Dai, un Canada. Bella, mi piace il Canada. Ciao amici, grandissimi. Grandissimi tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canalozzo, eh. Giro veloce, certo, certo. Oh, proprio incredibile, 10.000 emoticon, Giulio, spendili subito. Chiaramente ci vuole mia moglie qua, che a lei piace correre. Ciao Betty, grande, grandissimo Betty, ciao 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 mitica. Ci stiamo divertendo col Formula 1, Betty, grandissima, saluta Ciccio, mi raccomando. Grande, grande Betty. Abbiamo... Oh! Betty! Incredibile! No, magari se lo facciamo senza sto tempo assurdo, forse. Magari senza il bagnato, si può fare qualcosa di meglio, forse, eh? Poi vediamo un attimo. Sì, sì, la nostra lobby, la nostra chat, Betty, è fighissima, eh? C'è Lord, c'è un sacco di amici, c'è la Julie, andiamo in pista, c'è Frack, c'è Bimax, tra un po' arriverà anche Sharder, c'è Kevin, un sacco di gente fighissima, beh. Oh, ah, ok, ho sbagliato io.
che avevo il volante. Allora ragazzi, ho un problemino al volante, sembra che sia tornato a posto, però forse questo gioco non ce l'ha il drive force, che è il ritorno di forza. Ok, vediamo un attimo. Allora, la pista che volevo io non era di certo questa qua, però ho scelto io Canada, quindi ok ragazzi e ragazze. Allora, amici e amiche di Twitch, siamo col Marco Drums Game Racing Team in Canada, con la mitica Formula 1 Ferrari, anno 2021. Stiamo correndo un bel raga, non spoilerate la Formula 1. Ok, bene bene, grandissima Betty. Se volete spoilerare ditemelo questo. Allora, nessuno spoilerà la Formula 1 perché stanno tutti vedendo Marco Drums Games, che è in in live in Canada, quindi non siamo a Miami, amico mio. Ciao amici di Twitch, grandissimi amici di Marco Drums, grandissimi. Allora, sto provando Formula 1 per primo perché mi è venuta voglia per il grandissimo Charles Leclerc, il mitico l'altro della Formula 1 che non mi piace, della Ferrari che non mi ricordo più, l'avevo detto prima. Esatto, infatti. E quindi, amore, ce la Betty. Ce la Betty, ho appena scritto. Ok, grandissima. Ce la Betty. Ok, passa. No, 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 qui non credo che... Ma mo devi chiudere perché il cane apre sempre sta porta, mo. Chiuderla proprio, Olivia. Sei una rompina, Olivia. Vieni, amore mio, vieni, Olivia. Vieni, tata. Vieni, patata. Vieni. Olivia, oh, ecco che è arrivata anche Olivia, bella lì. Ecco qui che è arrivata la Carlina, ragazzi. Ok. Ciao Betty. C'è Lord, c'è la Julie. Ciao Lord, ciao Julie. C'è Frack, c'è Bimax. Shard non è ancora arrivato. Eccola qua la Betty. Ciao ragazzi, siete belli. Ah. Allora, devi abbassare il volume, se no c'è un tipo Larsen Tripless Mandens. Dovresti dirti che l'assassino non è... Ah, l'assassino! Esatto, non è il cameriere. Ciao Vale, guarda chi c'è, amore. C'è anche la Moni. La Monichina. Ciao Moni. La Vale, no, la Vale non auguri, credo. Auguri. Auguri a tutte le mamme, ragazzi. Buona, mamme. Buona festa della mamma, buona festa a tutti, buona domenica, buona mega gara con Marco Drums Games. Che sta correndo come un pazzo. Grande Frac, amore mio, ti saluta. Grande Lucas, amico mio. Frac, ti saluta, amore. Lucas, saluta. Lucas, ciao, ciao, ciao. E Frac, e sì, Lucas. Saluta. Ciao. Ciao a tutti. Allora, Lucas, grandissimo amico mio, hai visto che ho portato un altro mega gioco strafighissimo stasera? Tanto per cambiare un po' dal Gran Turismo, anche se Gran Turismo, ragazzi, lo ritengo il gioco più fico che c'è in assoluto. Pensavo di arrivare qui e fare delle cose strane, ma in realtà so guidare ancora una Formula 1, quindi grande Marco Drums. C'è anche Olivia. C'è anche Olivia. Sì, 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 Gran Turismo, Frac è il top. Minuto 15,1. Oh, grande, grande, grande. Ragazzi, mi raccomando di seguire anche... Eh sì, ci sta, dai. Qui è sempre di corse, di racing, c'è sempre Marco Drums Racing Team, quindi... Ciao Sharder, amico mio, guarda, guarda cosa ti porta al Marco Drums, è sempre motorsport, bravo, bravo Frack,
Mi piace, Fracchi, il tuo modo di ragionare, mi piace. È bello cambiare un po'. Sì, anche perché sinceramente correvo abbastanza forte. Adesso, lasciando stare qualche piccolo erroruccio e il cambio marce che è veramente una dietro l'altra, ragazzi, ma contando che all'inizio non riuscivo neanche a cambiare, ti ricordi, amore mio, che lo facevo solo col cambio automatico, diciamo che questo passaggio è tanta roba, eh. Allora, mi dispiace solo non poter giocare con voi al Gran Turismo, perché il Gran Turismo è tanta roba. Poi abbiamo tutte le livree fighissime che ha fatto l'amico Sharder. E sì, sì, vado forte, amore, qua. Allora, l'unico aiuto che uso, ragazzi, è quello della trazione. Perché sinceramente è una rottura, se no. Tanto lo usano anche loro, quindi. Poi tra l'altro si può anche giocare online anche con questo, amici, eh? Quindi si possono fare le gare online. Vai tra, fra. Mi raccomando, ritorna, eh. Ritorna, amico mio, perché la live è figa quando ci sei anche tu, amico. Grande Giuli. Eh sì. Grande Giuli. Ti saluta Mirko. Sì, signorino. Ciao. Ciao Mirko. Ciao Olivia. Grande. Stiamo là così. È stanchissimo. Ma quando non è stanca Olivia? Grande Giuli. Grazie a te. No! Spenalities! È bello ritrovarti qui con noi. Sì, 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 assolutamente. Anche per un pochino, però è sempre bello. Così certo. Si ride, si scherza, si sta insieme, la chat è bella animata. Hai visto la faccia di Marco Drans, ragazzi? Quella è tanta roba, ragazzi, spendete. Non è facile farla, grandi come Ferrari. Eh sì, eh sì. Ma anche sale, c'è il gioco. Sì. Sì. E ha preso anche il 2022, così possiamo giocare online quando ci sarà l'altro Sharder. Tra l'altro, ragazzi, io ero indeciso tantissimo su Prime. E mi ha fatto proprio cambiare idea l'amico Sharder, vi dico la verità, perché lui ha detto che l'aveva già preordinato e quindi mi è venuta voglia e sto convincendo, e credo di farcela, l'amico Kevin a prenderlo anche lui, perché oggi gli hanno parlato e era molto tipo dire caspita, non volevo comprarlo, però adesso che lo comprate voi mi tocca comprarlo anche a me. E sono queste le cose belle dei videogames, ragazzi, che convinci i tuoi amici a comprare i giochi che non volevano. Preordine effettuato, quindi è solo da aspettare lo scaricamento su console. Formula 1 2022-2023? Boh, non so. 2023 penso. Questo è Formula 1 2021, vero? Quindi F1 22 della Codemaster, che come sapete Codemaster dovrebbe essere F1 22, non so perché vanno come in FIFA, vanno con gli anni un po' strani. Cosa ho messo nel titolo di sto gioco? 22, bravo, bravo. Ok, allora è 22, questo qua è il Formula 1 2021. Vanno in stagione in stagione. Perfetto. Siamo nel 2022 adesso, no? Ok. Ma a volte mi confondo con l'anno, ragazzi, eh. Dai, possiamo anche andare a fare la gara, eh. Diciamo che questa pista la so fare. Quindi possiamo fare il Canada e l'Australia, cosa ne dite? Lei fatto le unghie, mo? No, è troppo stanchina. Oggi ha corso tantissimo Betty, è stata bravissima. Sono preparata, sai che faccio giornate, no? Di regalare, sì, sì, Giuli, ti voglio bene, regala una PlayStation a quell'uomo, se la merita. Sì. Bruschetta! Bravo, bravo! Ciao amico Bruschetta! Grandissimo! Bella gara oggi, Brusche, eh? Bella gara, bella garetta. Oggi correva Carla, correva lei, correva la mitica Bragali, è stata bravissima. E bella, bella, bella gara, Brusche. Brava, bravo, bravo, bravo. È stata proprio una bella gara oggi, Solo Carla che si è arrabbiata, ma ragazzi, c'era un vero problema che fai arrabbiare tantissimo col volante. Credo di averlo risolto, ok? Ho dovuto riavviare praticamente la play. Io, lo so, tu avevi la GR3, però devi comprare la
Ciao ragazzi, ciao Bruschetta. Bruschetta, comprati la BRZ per cortesia, perché noi facciamo davvero tante gare. Sono miscio. Sono miscio. Comprati la BRZ, non fare cavolate. Compra la BRZ che corriamo tanto con la BRZ. Quindi diciamo che con la BRZ corriamo tanto con la BRZ. Quanto Quanto costa? costa Formula 1? Ah, fracca, amico mio, non posso dirlo perché c'è mia moglie qua di fianco. Va, tanto lo so. Tanto lo scoprirò. Guarda di là. Le vedi le mani? Tutta Lo vedo benissimo, dai, sì. più 3. Ok. Tutta la mano, 5 più 3. 80 euro. No! No, 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 12, 12,99. Cina, Bahrain, Imola. Ma dov'è quello che ho fatto adesso? A bello Canada, Lake Ski. Ok. E l'altro? Non puoi dirmi queste cose, amico mio, non devi mai chiedere i prezzi delle cose. Costa tutto 10 euro. Neanche in Cina costa 10 euro. Vedi che la Giulia. Australia, e io farei un Brasile in onore di mia moglie. Dai, Vedi quanto ti amo, amore mio? San Giuseppe. No, Giuseppe Carlos. Giuseppe Carlos Prince. Pace, pace, pace. Meco, penso che sarà meco plastico, che volevi dire tu, eh? Meco plastico, sì. Ho idea che tu stavi dicendo meco plastico. Per voi questo è altro, amici miei, per voi questo è altro, quindi se potete fatemi gli abbonamenti, amici miei, ho bisogno dei vostri abbonamenti per comprare i giochi, amici, dai, forza, forza, devo comprare anche il volante della Fanatec, abbonatevi al canale, amici. Sì, ma intanto non siamo mai primi noi, quindi va a fa un brodo. Ok, ci siamo, conto su di te. Ok, non sta bene Marco Grande, voglio gli abbonamenti, ma farò... Subito lo farò l'abbonamento. Grande Giuli, così ti voglio. Dai, 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 che compriamo anche il Formula 1 2023, il Formula 1 2024. Cosa sta scritto, Frac? Ah, no, raga. Sai Mi che raccomando. io conto su di te. Ah, ok, sì, effettivamente ho picchiato dentro l'alettone in 10 secondi. Però sta proprio contando su di me. Devo fare con calma, ragazzi, sono troppo sbrinzer. Diciamo che con il Gran Turismo che non ci sono i danni, anche se vai addosso alla gente, non succede niente. Qua è un disastro, Qua non ci eh? Eh sono. no, qua ti Allora, spacchi qua non l'ala. posso giocare. Lo farò sempre in automatico. Grazie! Chi l'ha scritto, amore mio? La Giuli? Grazie, amica mia! E grazie, amico mio, perché... Infatti, mi mancavate un sacco che... C'è stato un periodino che non venivate dentro nelle live, eh? Più che altro perché ci divertiamo un botto, ragazzi. Oh! Grande Giuli! Ti ringrazio Marco Drums, ti ringrazio anche Amazon. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMR. c'è una orca. Allora, è un po' difficilino, eh? Sì, infatti. Sì. Ah, no, sporterlare che mi distruggo, qui non è. Oh, ah, l'hai appena detto! L'ho fatto girare! Ci siamo incastrati, ragazzi! Non è possibile! Non è possibile! Senza macchine andavo forte, ma con le macchine un bordello. Adesso non sono senza ala io. Sì, ma senza ala cosa voglio fare? Ehi, Nicola, tutto bene? Come è stato come Guardate! lavoro? No, distrutta La tutta. gomma! La moto dove? Si sei morto, lo sai? Oh ragazzi, io Dai, direi. sportella tutti. Devo giocare a sto gioco. Sì, bisogna far giocare la Carla. Ma Bisogna dove? giocare Bragali. Le gomme dappertutto, ragazzi. Ok, ci siamo. Conto su di Oh, te, vai non via di temere. volante? Ancora? Beh, qui non so se ha il force feedback. Carla, gioca tu, è meglio. Cioè, Mi sa che la qua facciamo provare, ragazzi, eh? mai giocato qui. No, qua non l'ha mai giocato. Sì, vabbè, ma questi mi frenano per farli andare addosso, non è possibile.
Ah, qua poi è difficile, non posso spiegare. No, no, qua non si può. Se vuoi spoilerare devi farlo bene, certo. Sì, ma ce l'ho dentro io nella curva. Ciccio, ciccio, questo mi ha frenato. Dai! Guarda, ciao Marco, ciao Robby Z, grandissimo amico, come stai? Stasera ho voluto cambiare gioco, grandissimo, perché ci stiamo preparando al Formula, porca loca che sono andato addosso a Sainz, ma vada via il chip, gomme, tutte le parti, per me è difficile, come faccio a non uccidere nessuno, esatto, grande Robby, raga, incredibile, sì, 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 qui non c'è i danni, quindi... È solo che prima ero abituato, okay, no? Perché giocando sempre a Formula 1 stai attento agli altri. Adesso con il GT, che anche se gli dai... Basta non avere il fuoco. Foga di... Sì, hai ragione, hai ragione. Oh! Anche la Robby. Grande Robby, Roberta. Ciao Robby, che bellino. Ci sei mancata oggi, Robby, eh? Sì, va bene, fa partire un... ultimo, raga. È comunque come, come Gran Turismo, raga, eh. Non è tanto la foga, è perché loro vanno veramente a schifo. Sì, l'ho capito. Dai. Dai, muoviti e passami. Sì, è passato anche l'altro. Sì, passano tutti. Doveva passare solo uno, raga. Cioè, Ocon, sei proprio uno struzz. Scusate, però... Vanno pienissimo. Madonna, Guarda, ma... Ragazzi, ma io faccio le gare da solo, nel senso... cioè, vediamo un attimo il... Scusate, non c'è la vista da... Gatto. No, sai che è il cerchio. No, qual è? Non c'è la vista. Ah, qua a destra. Hai visto dove ho imparato a guidare? Quei botti qua. È vero, è vero. Oh, comunque sempre più andiamo avanti, sempre... Sì, stasera sì, Robby. Formula 1, no? Sì, sì, sì. Formula 1 2021. Ci stiamo preparando, Roberta, per... Il Formula 1 2022, okay, ci siamo. Che uscirà fra un paio di mesetti. Tra l'altro, ragazzi, visto che siete in tanti, il 17 è il mio compleanno. Facciamo una mega live di compleanno, eh. Quindi, ragazzi, vi voglio vedere perché festeggiamo il mio 40, il mio 22esimo compleanno. Il mio 22esimo compleanno, dice mia moglie, non si parla di compleanni e quindi non si parla. Faremo un compleanno senza sapere quanti anni ho. Perché mia moglie non vuole. Dai che forse ci siamo. Eh sì, amica mia. Amica mia, 22 anni, 22 anni. 22. Secondo me 45-50. Siamo lì. Beh dai, cazzarola, frate, scusa, non farmi dire cazzarola. Non so mica così vecchio. E i vecchi ti dicono cazzarola, i giovani dicono un'altra cosa. Ehi bro! Un'altra pentola dicono i giovani. Ehi bro! Ma basta scemunito! E Stroll! Ti capisci Stroll? Adesso provo! Porca vaccherina! Strategia alternativa a disposizione sul DMR. Tagliamo la torta, la mangio io per voi. No, che la mangio io, compleanno tu l'hai mangiata tu, compleanno mio la mangio io. Mangiamo noi per voi. Vabbè, certo. È vero. E poi tanta gara tra me. Sì, sì, portiamo Gran Turismo, eh. Così possiamo giocare tutte e due. Ah, non tiene più, raga. A me piace quella... Dai, non è rotta.
schiaffiamolo su un muro, sto cesso, sta baracca. A me piace quella, vabbè, a me piacciono tutte, a me piacciono tutte. La Sacher la mangio, ma ti dico che preferisco quelle, adesso che siamo in, in estate, io preferisco tantissimo le torte alla frutta. La crostata alla frutta, oppure la chantilly, com'è che si chiama quella lì con la crema sopra? La Sant'Onore, quelle cose lì. La Sacher mi piace, però la Sacher è frutta pasticcera, bravo, mamma mia, bruschetta, che buona. Però se non c'è, perché qua siamo in un posto che siamo in teoria l'apice del mondo, ma anche al posto più piccolo del mondo, a volte non la fanno e bisogna accontentarsi di quello che c'è lì. Mio, penalità addirittura, io sono sul tappeto, sono sul feppato, guardate la live di Conoleano invece di Conoleano. Ah, di Conoleano, facciamo la live di Conoleano, ragazzi. Intanto sto sgommando su i petali, il tappeto della Formula 1 2021, è bello morbidozzo. Intanto facciamo un po' di casino, vai. Vai, che forse è l'unica cosa che mi esce bene stasera, perché alle gare vedo che fanno un po' schifo. Oh raga, Tokyo Drift, vabbè, hai ragione. È incredibile. Dai, mettiamola. Allora, torno al menu principale? Assolutamente no, perché io questa gara la devo fare prima o poi. Avete preso anche il gioco Sing? No, amica mia, Sing no. Però ho preso quello per fare i DJ. Ti vogliamo anche su Kart Drift? Certo che ce l'ho Kart Drift. Kart Drift ce l'ho, amico mio. Se vai a vedere i video su YouTube, ho fatto un sacco di video su Kart Drift. E mi sono divertito un botto, ti dico la verità. Però ti dico la verità che non andava il mio Logitech G923. Vabbè, raga, ma vado a 20 all'ora. Ma che roba. A Ghostwire Tokyo lo fai su YouTube? Assolutamente sì. Va bene, Brusche. Il problema è non è giocare con te, che mi va tantissimo. Il problema è che non ho mai tempo di far nulla. Devo fare anche dei video oggi su Gran Turismo. Praticamente ci siamo messi a guardare. È andato alla lettone. Ma io vi tiro sotto tutti adesso. Va! Ma quante gomme ho perso nell'arco di 10 minuti, ragazzi, sembra che non sono capace. Ma spegni il motore, che cosa mi sta dicendo questo qua? Ma cosa, spegni il motore, che è scoppiata la macchina? Ma dai, ma perché mi fanno sempre partire dagli ultimi, no? Mi fanno partire dalle ultime posizioni. Per forza le ultime posizioni è un casino. Ecco, avete fatto arrabbiare Leclerc. Mi avete fatto arrabbiare Leclerc, ragazzi, è incazzato nero. Scusate la parola, ma è arrabbiato negro. Guarda lì che roba. Dai, su. No, e va, chi è andato a vincere? Il grandissimo Verstappen, che l'anno scorso ha vinto tutto. Sì, Charles è incavolato, fra. Me l'hanno fatto veramente arrabbiare. Il vincitore è Max Verstappen. Va bene, ci sta. Autoscontri, sì. Sai che sarebbe veramente bello un gioco di autoscontri? Io lo comprerei subito, anche a 29,90, come quelle che ci sono nei, con le macchinine, no? Che uno ti si attacca sopra per dare la botta doppia. No, questo non è Wreckfest, ce l'ho, bellissimo. Tra l'altro l'avevo comprato anche prima che lo regalavano col Plus. Vediamo. Allora, qui mi ha fatto partire settimo, che ha anche un po' più senso. Vabbè, ottavo, quello che è. Adesso vado sul prato, perché sennò mi tirano dentro. Perché anche i bot qui, Aspetta. Demolition Derby, bellissimo. Ce l'avevo. Bellissimo, su PC ce l'avevo. Sono su un cordolo. Need for Speed ce l'hai? Sì. Ce l'abbiamo. Ce l'ho tutti. E non si dice il prezzo. Quanto abbiamo pagato il gioco?
Laggiù, caspita ragazzi, sono troppe marce da cambiare. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, ragazzi. Cosa ha scritto il Viticolor? C'è una nuova strategia. Carmageddon. Ah caspita, fighissimo. Sì, è vero, vero, vero. Sergio Perez, amico mio, hai fatto tu il tempo? Adesso ti faccio vedere io come si corre alla Formula 1, amico Perez. Eccolo qua come si corre alla Formula 1. Si va contro il muro, perché il muro ti tiene dentro. Oh, c'ho Ricciardo, eh. Riccardo, c'ho Riccardo davanti. Riccardo. Riccardo. Non so, perché è australiano. Ok, la macchina non tiene più una sega, eh. Tutto bene. Eh? Che ci pensa ai miei amici tutto bene. Veramente. Non credo. Ti ha dato il fatto. Sì, penso di sì. Ah, va bene, va bene, va bene, perfetto. Mio Dio, mia moglie mi fa veramente arrabbiare. Ma ti perde la gomma? È andata la macchina ormai, ragazzi, è andata, guarda. Cioè, la Formula 1 è veramente una roba ridicola, direi, eh. Non mi ricordavo tutto sto bordello, vi dico la verità. Vi faccio vedere sulle gare a tempo che sono incredibili, eh. Sono veramente incredibili, perché sono bravo. Qui c'è troppa gente... Allora, questa che cos'era? Questa era il Melbourne, assolutamente con la Formula 1, perché stasera, come sapete, c'è... No, l'hanno fatta, penso, a Miami. Allora, qual era la gara? Ciao amici di Twitch. Australia, quella è Australia. Vi faccio vedere... Ma qui chi è come me dello Scorpione? Non lo so, è una cosa che non lo so. Io no. Io sono Toro. La vedo più complicata rispetto agli strisciati. È vero. Sì. A me non piace. Allora, guarda a giro secco, Oh my god! Vai prima nel Sagittario, allora. Scusate ragazzi, sono urlato, No, Sagittario è dopo. Non lo so, io queste cose qua di segni non le so. Sagittario è novembre e dicembre. Io sono Toro. Questo è l'importante. Quella curva là me la ricordavo. Del puffo, è bellissima. Bellissima Lord, il segno puffo è top. Ecco, avevo sbagliato un attimo perché mi ricordavo che quella curva lì si prendeva a cannone. Questa si frena un po' di cordolino si deve prendere. Tu hai un amico che è del puffo. Bellissimo. Io credo che domani sera facciamo Warzone, ragazzi, col mitico Sharderino, ha detto Sharder, l'ha scaricato, col mitico Morris, e dovrebbe esserci anche... Oh mio, ho cannato pro, tanto era già fuori il giro. Domani sera serata a sparare, Warzone, stasera ho voluto cambiare col Formula 1, ragazzi, per variare un po'. E vedere un attimo
se mi ricordavo ancora, approfittando che la mitica Ferrari è a Miami, in prima e in pole c'è il mitico Charles Leclerc, che è colui che sto correndo io adesso. In che modo, Sciarderino? Ti vedete che riesco ad andare forte, raga, eh? Vediamo com'è il tempo. Oh, bella lì. Vediamo un attimo com'è prima di tutto il, no, su Insta da dentro, raga, da dentro non si vede assolutamente nulla. No, c'è qualcosa lì in mezzo, come fanno a guidare il calore così? Non so. Oli non c'è? Sì, è qua. Oli c'è, è che dormi. È qui. Dormi sempre. Guardala qua, Roby. Poverina. Dormi sempre, sta cagnolina. Vuoi nascondere? Guarda che si nasconde. La faccia, perché c'è troppa luce. Dormi. E dorme, Oli. Sì, infatti effettivamente a bianco spacca veramente sto gioco. Mi ha massacrato. Infatti anche il cane nasconde la... Frac, tu su Instagram sei dentro da me, vero? Ah, non dirò. E qui la Oli. Tum, 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 tum. Vedi, prenota F per avere il 10% di sconto esclusivi a tema in Miami. È questo che abbiamo preso, ragazzi. Ah no, questa parte qua non la fa vedere. Ok. Adesso dovrebbe ritornare l'audio perché sono andato nella... Allora, io facevo il gran premio e prova singola, piccolina, forse la luce dello schermo dà fastidio, sì, assolutamente, ma dà fastidio anche a noi perché praticamente mi ha flashato l'occhio, dovrei correre con gli occhiali, eh? Cosa ne dite se corro con gli occhiali, con questi qua? Ci sta, cosa ne dite? Allora, il problema è sostanziale, andiamo avanti con questo, carriera scuderia, è che non mi fa fare le prove, quindi... Non facendomi fare le prove mi fa partire ultimo e ultimo è un disastro. Questa era la mia carriera dove ero arrivato, eh? In Ungheria. Ungheria, Ungaroring. No, non penso che sia l'Ungaroring. Cioè, pensa come qua. Sì, sì, piccolina. Allora, scendi in pista, prova veloce, scendiamo in pista. Allora, ci sono un sacco di cose da fare nel gioco. Beh, vediamoci un attimo il circuito, perché... Comunque fatto bene graficamente, eh? Ci sta, graficamente ci sta, anche se secondo me Gran Turismo 7 è ancora un passo avanti, un pelino di passo in più. Vabbè, andiamo in pista, giro veloce. Ok. Sì, su Instagram. Questa
visto non lo ricordo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Che bella è sozza. Grande Giulio, grazie, grazie, grazie. Amici, se non siete iscritti al canale, mi raccomando di iscrivervi nella chat, iscrivetevi subito. Se volete giocare con noi, non c'è problems, iscrivete al canale. Oi! Madonna, come forza il volante. Eh sì, beh, non l'avevo mai fatta questa gara, eh. Ciao Pippuzzo, amico mio! Stasera mega gara. Bene, voglio solamente Formula 1, Piccu. Di tenere d'occhio la temperatura, sì, delle gomme. Puoi monitorarla dal DMF. È vero, hai ragione. La temperatura della gomma interna e della superficie esterna. Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. La temperatura superficiale tende, sì, a fluttuare più rapidamente, quindi effettua qualche giro guardando i dati per prenderci la mano. Ma come faccio a guardare i dati? Io sono un pilota. C'è il meccanico che mi sta stalkerando dentro nell'auricolare, raga. Ciao Pipuzzo, grandissimo! Stasera abbiamo fatto un mega passo avanti o indietro, non lo so, ma con un altro gioco. Ciao Kevin! Kevin. Ciao Kevin, amico mio! Kevin, che disastro la Formula 1! Ma Sharder, tu l'hai tirato giù il Formula 1? Riusciamo a farci un online? Kevin, tu ce l'hai? E ragazzi, chiaramente che siete dentro in chat, se volete giocare, avete il gioco, si può fare, eh? Vedi cosa mi scrivono loro? Perché faccio un po' fatica. Sì, 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 sì. In tensione pre-gara, amico mio. Stai facendo quella... Ah, pre-gara vera. È per quello che sei venuto qua, grandissimo. Ok, perfetto. Allora l'altra, eh? No, è solo non tengo. Ok, perfetto, perfetto. Grande Giuli. Ci sembra di vedere pioggia, arrivo previsto. Ma come la pioggia? 15 minuti. Ok, perfetto ragazzi. Allora rimanete qui che giochiamo insieme. Ah, caspita, Shard. Kevin non ha startato il gioco? Grande, grande Kevin. Ah, Pipuzzo, Pipuzzo. Bella lì Pipuzzo, sì. Mi sembra che ti avevo anche risposto, avevo visto. Con l'occhio mentre sto andando a 300 all'ora, ragazzi, su una macchina di Formula 1. È qui prima che mi ero girato. Ah, l'hai cancellato, caspita, vabbè, dai. Allora lo guardate da me, raga. Ma come giro più veloce Max Verstappen? Ma sono io il più grande. Tensione della pre-gara vera. Amico mio Pipuzzo, queste sono le gare vere, quelle di Marco Drums Games, le altre sono fasulle. Queste sono quelle che non sai mai come va a finire, perché più che altro si va a finire contro i muri. Le altre vanno a finire tutte abbastanza bene, tranne che se spaccano il motore o si branca dentro uno con l'altro. Però le gare di Marco Drums, quando è da solo, vanno bene. Quando c'è di mezzo gli altri, non la metterei tanto sul va bene, più che altro. A Games è secondo, quindi sta andando più forte di me. Vedi? Lo stavo dicendo prima, Kevin, è vero. Ti ricordi quando non lo facevo? No, o Guido...
Eh sì. Me la facevo tutta in seconda. Ma che facile l'idea, quello di un Pipuzzo. Pipuzzo ha detto? Sì, sì. Ci ha fatto la livrea bellissima Pipuzzo, vai a vedere la mia live. Sì, livrea casco. Eh sì, amico mio, bruschetta. Ti ricordi gli inizi, che roba? Me lo dicevate sempre voi, io vi dicevo, ragazzi, se metto il cambio manuale... Sì, sì. Grande Giulio. Che quando correvo voi mi dicevate sempre, ma scusa, ma provaci, no? Io vi dicevo, no ragazzi, non si può, non si può, perché o me la faccio tutta in seconda o vado a sbattere e in più non riesco a leggervi. Invece adesso il Marco Drans è diventato multitasking, raga, incredibile la cosa, ma è incredibile che non riesco ad arrivare primo. A questa pista quando l'hanno messa? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, scrivete in chat così vi saluto, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, eh. Uè, Jafar, grande pizza spaghetti, grande giovane, iscriviti al canale amico mio, iscrive my channel. Channel di Racing, 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 Marco Drum Racing Team. È vero, è vero. Ti ricordi, Kevin, all'inizio quanto faceva male? Infatti dicevo, ragazzi, io facevi mezz'oretta, tre quarti d'ora e poi cominciavo a far male dappertutto. È vero, è vero, è vero. Anche la parte GG, grandissimo Jafar. Grazie, grazie Jafar. Allora, la cosa bellissima di Gran Turismo 7, thank you Jafar. La cosa più... È stato il nostro giro migliore. Giro migliore. P3. P3. Madonna, giro migliore, ma una schifezza. Come è possibile che non riesco? Ah, caramba. Oh, oh, Giovinazzi. I don't understand a single word, I'm French. Ah, ok, French, French. I'm not speak French. View my race, amigos. Oh, grazie, grazie, thank you. Dove puoi creare? Allora, in Formula 1, a parte carriera, dove puoi creare la macchina o la scuderia? Sì, c'è il coso, però non puoi fare quello che vuoi, cioè non puoi fare la macchina con il tuo logo, queste cose qui, sono già i preimpostati. Non è come Gran Turismo, magari. Gran Turismo è avanti anni luce. Magari col Formula 1 2022 si può fare, sinceramente. Grande Giulio, grazie. Grazie, thank you. My channel anche su YouTube, eh? E the new game è Formula 1 2022. The next game su my channel, eh? F1 2022. Con la pista di Miami. Ragazzi, International Marco Drums Games Channel, eh? Il bello che mischio un po' di italiano, un po' di inglese, un po' di qualcosa che... Oh! 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 Thanks, 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 thanks guys. So che si dice così, oh, thanks bro, brother. Bro, bro.
tu sei la mia fidanzata, mia moglie. Come si dice moglie in inglese? Wife. My wife, amigos. Amigos è in... Ah, sta dormendo? Sleeping? No, non sta dormendo, sta leggendo le vostre chat. Ah, grande Roby, grandissima Roby. Hai visto che abbiamo anche la... Oltre... Ma va! Roby, traduci questo. Ma vada via il chat. Per favore, confermaci che stai bene. Notte, notte Vale, notte Monica, grazie, grazie di essere stata con noi. E mi raccomando, buonanotte, eh? Buonanotte. Noi facciamo fino alle 11, credo, poi andiamo a nannina, a nozza anche noi, perché ragazzi, ci abbiamo una certa età. Ah, no, 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 ritirati no, eh. No! No, raga, non posso assolutamente spaccare la macchina. Perché questa è la... No, non posso spaccare la macchina. We drive in real life. Yes! Sono scuderia Ferrari. La scuderia of Ferrari. No, 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 no. I'm not. I'm some not. Allora, riparazione. Ciao Nick! Grandissimo Nick! Bravo, amico mio, sei arrivato. Allora, è un po' un bordello. È un po' un bordello. Ti dico la verità, questo Formula 1... Io non voglio più vedere Formula 1, ma non è vero. Chi ha detto codesta cosa? But I think... ma lui ha fatto un'altra domanda. Bella lì, bella lì. Ma sapete che io rispondo un po' come voglio, perché è il canale mio e faccio quello che voglio. E partenza. Poi ragazzi, io corro nella vita reale. No, 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 infatti gli ho detto di no. A chi sta chiedendo? A me. Infatti gli ho detto di sì all'inizio per giocare, ma non credo che poi capisce. Esempi dei giri costanti, ci servono dati concreti per elaborare la strategia di gara. I'm working in automotive. Io creo le macchine, non le guido. Cioè, ma tu mi vuoi dire che questo qua mi ha... C'è pure il bruto? Inglese perfect, my perfect English. L'ho studiato alla, non si può dire, non si può fare la pubblicità, ma sapete che c'è una battuta, no? Che si fa ogni tanto. Quella. Ma tu hai studiato al CIP? E voi ragazzi dovete contare che io ho fatto tipo 20-25 anni a parlare con gli americani quando venivano qua dall'America. Che gli facevo i service. Ui, mai. Oh my god. Vedi che so dirlo in inglese. Oh my gosh. Torno al garage. E parlavo con gli americani alla italiana, no? Come ha detto lui. Pizza e... Ci piace Marco che parli in inglese. E parlavo molto alla pizza e mandolino e tutte queste cose qua che dice anche l'amico che è entrato stasera. Alla vettura ci hanno però sì, era più un parlare, oh, ma volume, microphone, era tutto così, no? Quindi era veramente spassoso, vi dico la verità. Però non è che ho imparato tantissimo la lingua, vi dico. Anche perché poi alla fine non mi serve, quindi. Pizza, mafia e mandolino. Ecco, magari eviterei la mafia, però il resto. Pizza e mandolino ci sta. Anche se io in realtà in una pizzeria mandolino non l'ho mai visto, quindi. Oh. Comunque non è tanto bello definirci pizza e mandolino. Esatto. Beh, a me frega niente. Ah, la prossima sessione perché era finito. Ok, allora possiamo anche abbandonare un attimo. Perché ragazzi è tosta. Esci da. No, non si può uscire. Che facciamo una garetta. Perché qui avevo un sacco di punti, ma li sto praticamente perdendo tutti. Qualifiche, prova libera. E che ci vuoi fare? Sì. Beh, ma effettivamente, ma che me frega, nel senso... Menu, possiamo uscire. Torna al menu principale. Grazie. Dio, gioco. Grazie. Allora, io direi di farci invece, visto che è un po' impegnativo passare da Gran Turismo 7 a questo gioco qui, ragazzi, voi non potete capire il mio cervelletto che fatica fa.
io farei una gara, così tanto perché, magari in una pista che a voi piace, quella... Ah, perché lui ha detto che voleva vedere qualcosa su Formula 1, perché sono sul nostro canale. Ah, ok, thank you, Jafar. Voleva vedere Formula 1 e è caduto sul nostro canale. Bella, bella lì, bella lì, bella lì. Ci sta di brutto, ci sta di brutto, eh. Oh, Charles Leclerc. Non c'è un qualcosa che mi fa partire primo? Così almeno non abbiamo la rottura. Struttura del weekend. Formato prove, qualifiche. Oh, solo la, tentativo unico. Così mi piace. Oh, dai. Un bel tentativo. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Allora, Fanatec c'è dappertutto ragazzi. Il volante top, top, over the pop. Allora, oh, mi piace questa struttura. Mi piace questa struttura di gara, perché io partivo sempre 28esimo, ok, invece adesso possiamo tranquillo essere Ferrari, grandissimo Marco Drums, Leclerc, tanto si vive, sì, ma infatti, ma chi se ne frega. Allora vai in pista, andiamo. L'SF100, puoi descrivere che cos'è? Intanto Verstappen mi sta dando paga, Grande Lord! Hamilton, perché mi fa vedere dov'è Hamilton. Però gli sto dando paga a Hamilton, Oh raga, Marco Drums sta dando paga a Hamilton, quindi tanto di cappello, E voglio vedere chi prende in giro poi Marco Drums. Grazie Giulie. Ah, dalla Fanatec. Io voglio comprare il DD Pro. Quando sarà il tempo, il momento. Di prendere il DD Pro. Infatti volevo anche... Sinceramente, allora cosa butto? Un ottimo giro, siamo molto soddisfatti. Sì, assolutamente sì, tipo. Assolutamente sì, però sinceramente a me me ne frega. Sistemato il volante. Sì, sembra di sì, ho spento la console, ho dovuto spegnere tutto. Ho spento la console, ho spento il core, perché magari c'era un piccolo... Io ho visto che si stortava un po' Sharder quando andava a settare sul mio profilo. Quindi da dentro il gioco, non all'inizio quando... Quando si setta era perfettamente dritto e ho notato quello, quindi ho praticamente... Oh, Leclerc primo e nessuno l'ha detto, tanta roba al DD Pro, sì. Però devo aprire le... come si chiama? Le donazioni sul canale, ragazzi, Adesso devo capire come si fa, però nel frattempo se volete fare qualche abbonamento, amici miei, solo che di piacere, Fa solo che piacere, ragazzi, così sostenete il vostro youtuber preferito. Benvenuti a Spielberg. Aspettate che prima della gara devo pettinarmi, perché non si va mai in una gara spettinati, Questa è una regola di base, ragazzi. Ok, perfetto. Siamo al Nürburgring in Austria. Austria. Ungaroring, credo che si chiami, boh, non lo so. Via la frizione, è partita la gara ragazzi, Marco Drums Games in prima fila, quello stronzone di, chi è quello lì? E poi tra l'altro come ha fatto a partire meglio di me, che ero io interno, però vabbè, questa è una cosa. Seconda, non si può mettere in prima, se no in prima ci giriamo ragazzi. Sì, c'ha troppa potenza. È la Red Bull Ring, bravissimo. Un gono ring lì, vabbè, è un casino, è ring comunque. Tutto ring. È tutto ring. Il circuito della Red Bull, ecco. Facciamo prima che Red Bull è facile dire.